Ben ritrovati. Gli stati generali delle donne sono un coordinamento permanente attivo dal 2014, un forum che è diventato un interlocutore autorevole per le istituzioni che operano nell'ambito delle politiche del lavoro, dell'economia, della finanza, del femminile, dei diritti della cultura, della scuola, della formazione, della pace e del dialogo. Io porto i saluti della coordinatrice nazionale Isa Maggi. Io sono Stefania Benni, coordinatrice per il Piemonte degli Stati Generali delle Donne. Vi do nuovamente il benvenuto per questa seconda parte di questa interessantissima mattinata. Io vi terrò compagnia e ho l'onore di coordinare e moderare questa seconda parte della giornata e ringrazio l'organizzazione tutta per l'opportunità concessami. Iniziamo con Marianna Landri, professoressa associata presso il Dipartimento di Cultura e Politica e Società dell'Università degli Studi di Torino, dove insegna sociologia delle diseguaglianze economiche e sociali e analisi dei dati per la ricerca applicata e la valutazione delle politiche. Avete dato dei titoli a questi interventi, il titolo di Marianna Landri lo vedete in sovrimpressione, Sopravvivere al lavoro. E proprio partendo da sopravvivere al lavoro, chiedo quali sono le principali cause del lavoro povero in Italia e quali sono le implicazioni sui tassi di infortuni sul lavoro. Grazie mille, rispondo subito a questa domanda, grazie della presentazione e dell'invito, sono molto contenta di essere qui in questa mattinata davvero molto ricca e interessante, quindi sono doppiamente contenta di riflettere con voi, peraltro anche una nota biografica, ho studiato anch'io al Cavour, quindi il fatto che ci siano gli studenti del Cavour mi rende particolarmente contenta. Allora, prima di entrare nella risposta puntuale alla domanda che mi è stata fatta, faccio però un passo indietro e parto dal titolo dell'intervento, sopravvivere al lavoro. Ma dobbiamo sopravvivere al lavoro, perché il lavoro in realtà, cioè, dobbiamo chiederci, è davvero necessario? Viviamo senza lavoro e quindi sopravviviamo bene. Ecco, in realtà il lavoro è fondamentale. Quindi sì, possiamo vivere al lavoro, possiamo sopravvivere senza lavoro, ma il lavoro ci fa stare bene. Ci fa stare bene innanzitutto, ne abbiamo bisogno. Perché? Perché ci fornisce un salario, un reddito da lavoro, ci dà quindi quei denari che ci servono per vivere, per sopravvivere, ma anche risponde a quelli che sono dei bisogni complessi dell'individuo, l'identità, il bisogno di riconoscimento. E io penso quante volte mi è capitato di incontrare una persona e di chiedergli che lavoro fai, o quante volte vi è stato chiesto, per chi è più giovane, se si chiede che scuola fai, che è già un indicatore, ma se no sui genitori, sulla famiglia, che lavoro fanno i tuoi genitori. Perché facciamo questa domanda? Perché noi ci identifichiamo col lavoro e siamo molto bravi a classificare molto velocemente le persone in base alla loro occupazione. Questo cosa significa? Significa che sapendo che tipo di professione una persona fa, siamo in grado di dare con una certa approssimazione un livello medio di reddito, un titolo di studio e delle condizioni di vita. Quindi funziona molto bene questo indicatore del lavoro. Vivere senza lavoro significa non vivere bene. Questo è a livello individuale, pensate allo stigma della disoccupazione, tutti coloro che non lavorano, che quindi sono penalizzati da questa situazione, ma anche a livello collettivo. Noi misuriamo lo stato di benessere di una società, di un'economia, usando che cosa? L'indicatore del tasso di occupazione e del tasso di disoccupazione. Quindi il lavoro funziona molto bene sia a livello individuale per il singolo sia a livello collettivo. Ecco, ma quali condizioni possiamo riconoscere il lavoro come un indicatore di benessere? Io qui ne cito solo due, ovviamente ce ne possono essere molte altre. La prima è che il lavoro non sia un lavoro povero e la seconda è che non sia un lavoro insicuro e ovviamente vi spiegherò tra pochi minuti come queste due dimensioni, queste due accezioni siano tra loro collegate. Cominciamo dalla prima, dal lavoro povero. Lo farò fino alla fine della presentazione, devo raccontarvi. Allora, lavoro povero. Che cosa pensate se sentite questa espressione? Allora, tendenzialmente ci disturba sentire l'espressione lavoro povero
e pensiamo sia uno stimolo. L'idea di lavoro non può stare vicino all'idea di povertà. E guardate che questa non è una cosa negativa, in realtà è una cosa molto positiva. Perché? Perché nel mondo la maggior parte dei poveri lavora e noi li chiamiamo semplicemente poveri. Il fatto che oggi in Italia si parli di lavoro povero vuol dire che ancora questa espressione per noi non è accettabile. E come dire, direi che è un dato positivo. Faccio una battuta rispondendo all'intervento di stamattina del dottor Fierro. Ma meno male che i ragazzi non chiedono qual è la sicurezza, perché lo diamo per scontato che sia garantita. Quindi, come dire, di questo non è un dato positivo. Ma lavoro povero, come lo definiamo? Dobbiamo definire un concetto molto difficile, perché dobbiamo definire sia che cos'è il lavoro, sia che cos'è la povertà. Il lavoro, definizione standard, attività che produce un bene o un servizio, che è riconosciuta e che è pagata, è retribuita, fornisce un salario. Io insegno all'università, molti dei miei studenti fanno magari un contratto in università di 150 ore, sono lavoratori, io non li riconosco come tali, però ho anche tra i miei studenti dei dipendenti che studiano in università, loro sono dei lavoratori, sì. Come facciamo allora a definire chi è lavoratore e chi non lo è? Ci sono vari modi, ovviamente una definizione che può essere declinata in molti modi. Per calcolare quanti sono i lavoratori poveri in Italia, noi consideriamo chi ha lavorato almeno metà dell'anno precedente, cioè chi ha dedicato più della metà del tempo dell'anno a un'attività lavorativa. Ma comunque la condizione di lavoro è una condizione individuale. Il singolo è lavoratore o lavoratore. La condizione di povertà, è ancora più complicato definire la povertà. La povertà si può definire e misurare in molti modi. Io qui parlo solo di povertà economica, cioè parlo dell'assenza di risorse economiche. Sono poveri coloro che non hanno abbastanza denari. Quanti? Quanto? Chi ha 10? Chi ha 50? Chi ha 100? Dobbiamo definire. Per definire questo, per definire chi è povero, cioè chi non ha abbastanza denari, possiamo utilizzare due approcci. L'Istat ce ne produce due, che sono molto famosi, magari li avete sentiti, la povertà relativa e la povertà assoluta. La povertà relativa è avere meno degli altri, meno della media. Io sono povero perché non accedo allo standard medio. La povertà assoluta è molto più radicale, perché considera io non accedo al minimo, non importa quanto hanno gli altri, ma io non accedo al minimo per sopravvivere. Lo dico con un esempio semplice. In Lussemburgo potete essere poveri relativi perché avete meno degli altri, ma state benissimo, oppure vivete in un paese dove non avete esattamente come gli altri, magari un paese del centro Africa molto povero, ma vi manca il necessario per sopravvivere. In Italia, chi è povero in termini assoluti è anche povero in termini relativi, la povertà relativa è un pochino più ampia della povertà assoluta. Quando quindi parliamo di povertà assoluta, parliamo di famiglie, in questo caso la dimensione familiare, che non hanno le risorse economiche per accedere a che cosa? Alla spesa per dei beni alimentari necessari, per pagare le spese dell'affitto, per fare delle cose minime, spostarsi sul territorio, avere un telefono, poter comunicare. Ecco, queste due condizioni insieme, la condizione di lavoro e la condizione di povertà, ci dicono che ci sono dei lavoratori in Italia che sono poveri, quindi pur lavorando non accedono a uno standard di vita minimo. Quanti sono? Quanti sono? Allora, partiamo dal dire quanti sono gli occupati. Gli occupati sono 23 milioni e 700 mila, è un record, non siamo mai arrivati a questo numero in Italia. E da quando l'Istat prende rileva i dati, il numero massimo di occupati. Attenzione, partiamo da un livello molto basso, 62% di tasso di occupazione, quindi abbiamo un record di occupati, ma rimane un tasso molto basso. Quanti sono i poveri? 5 milioni e 700 mila individui, tantissimi in termini assoluti. Quanti sono i lavoratori poveri? I lavoratori poveri oggi in Italia sono il 12%, cioè più di un lavoratore su 10, pur avendo un lavoro, si trova a vivere in una famiglia le cui risorse economiche complessive sono al di sotto di quello che è il necessario per vivere e arrivare ad acquisire quelli che sono i beni e i servizi di tutti i necessari. È un problema molto rilevante. Io qui vi faccio vedere solo due dati di comparazione internazionale, perché è un problema rilevante non solo in Italia,
In Italia lo è molto e vedete dei dati di comparazione. Nel primo caso vedete i dati sulla povertà e nel secondo caso vedete i dati sulla povertà da lavoro. Vedete che è molto frequente il fatto che, nonostante non ci sia molto lavoro in Italia, quello che c'è non sempre garantisce, più di un caso su 10, di uscire da quella che è la povertà in termini assoluti. Allora possiamo chiederci come mai ci sia questa situazione. E pensate, stiamo parlando della gig economy, rider che sono stati citati prima, ma possiamo pensare in generale a dei lavori poco qualificati, possiamo pensare al fatto che si tratti di lavoratrici e lavoratori che fanno, come dire, sono relegati in alcuni settori specifici. Ecco, in realtà, per andare a vedere più dettagliatamente questa le cause del lavoro povero, dobbiamo distinguere almeno tre dimensioni. La dimensione è il poco lavoro. In che senso poco lavoro? Avevo detto sono lavoratori, lavoratrici. Sì, ma che magari lavorano poche ore. Un dato emblematico su questo è il dato dei part-time involontari. Molti lavoratori e lavoratrici povere sono lavoratori che lavorano poche ore alla settimana, vorrebbero lavorare più ore. Perché involontario? Perché se io ho un part-time di poche ore e potrei lavorare a tempo pieno, non riesco a trovare un lavoro a tempo pieno, o il lavoro che ho mi è limitato per poche ore, di fatto il mio salario, la mia retribuzione sarà più alta. Il poco lavoro è riferito anche alla famiglia, al nucleo familiare, al fatto che magari io sono anche un lavoratore a tempo pieno che lavora tutto l'anno, ma sono l'unico della famiglia che lavora. E questo è il caso di, come dire, della fabbrica in cui le bambine lavoravano, proprio perché tutti i componenti del nucleo, sia che lavorino sia che non lavorano, hanno delle esigenze di spesa, e quindi far lavorare più persone nel nucleo significa aumentare il reddito del lavoro. Su questo è emblematico il dato dell'occupazione femminile, che molto spesso è un secondo percettore all'interno del reddito del nucleo. Quando non c'è l'occupazione femminile, il nucleo ha molte probabilità di essere un nucleo di lavoratori. Secondo elemento sono i bassi salari. Cosa sono i bassi salari? Sono il fatto che io sono pagato poche ore, pochi euro all'ora. Anche su questo, di nuovo, mi devo agganciare a quella che è la tragedia che ricordiamo questa mattina, perché le lavoratrici della fabbrica di Fiammiferi erano pagate pochissimo, pochissimo. Essere pagati molto poco significa avere una grande probabilità di essere lavoratori poveri. Se io sono pagato 5,40 euro all'ora, pur lavorando anche a tempo pieno e anche tutto l'anno, di fatto arriverò ad avere un salario che non necessariamente mi consente di uscire dal lavoro. L'ultima cosa è la stabilità, cioè il fatto che io non necessariamente lavoro in termini continuativi. Ho un lavoro solo un mese all'anno, riesco a lavorare solo nei tre mesi estivi, ma non riesco a essere occupata per tutti i periodi di tempo dell'anno. Questo vuol dire che la probabilità di essere una lavoratrice povera aumenta. Perché? Perché il mio reddito del lavoro non è stabile, non è continuativo, non è tempo. In realtà, quando andiamo a parlare di instabilità, ci leghiamo al tema della sicurezza. La sicurezza sul lavoro, il fatto di avere un lavoro insicuro, ha a che vedere con due dimensioni. Uno è il fatto che il lavoro sia garantito e sicuro, cioè io non mi aspetto di perderlo da un momento all'altro. Io insegno all'Università di Torino, non mi aspetto che il mio rapporto di lavoro con l'Università di Torino si interrompa da un momento all'altro, sono una lavoratrice a tempo indeterminato. In alcuni casi però questo non è così e molti occupati oggi hanno contratti di lavoro a termine. Questa è la sicurezza come sicurezza del posto di lavoro, che ha grandi conseguenze sul benessere, perché voi pensate che quando non avete un lavoro stabile, molte volte decidete di rimandare quelle che sono delle scelte di vita fondamentali. Andare via a vivere da soli, crearvi una nostra famiglia, fare dei figli, ma molto più banalmente, fare l'abbonamento in palestra per un anno. Se trovate un lavoro di un mese, non vi abbonate a una palestra per un anno, con conseguenze sia sul vostro benessere sia su tutta quella che è l'economia, ovviamente, sul fatto che noi viviamo in questa società. La seconda accezione della sicurezza è legata al tema più centrale, più discusso nella prima parte della mattinata, che è quindi il fatto che il lavoro sia sicuro e che garantisca un'incolumità, un benessere. I dati sono stati già citati, a seconda delle denunce, dei dati riconosciuti, sono stati citati dati un po' diversi, ma sostanzialmente parliamo di oltre 1000 infortuni mortali all'anno e parliamo di più di 580.000 denunce di infortunio. Poi ci sono anche, come dire,
diversi dati sul genere, sui settori, eccetera. Quello che ci possiamo chiedere è qual è il meccanismo per cui in alcuni lavori, in alcune occupazioni ci sono più denunce di infortunio che altri. Il meccanismo è legato molte volte al fatto che il lavoro è povero. Il lavoro povero aumenta la probabilità di infortunio in due modi fondamentali. Se io sono pagato molto poco, cercherò un nuovo lavoro. Se io ho un contratto a termine, molto probabilmente passerò da un contratto di lavoro a un altro. Il fatto di essere assunti da poco in un certo luogo di lavoro aumenta notevolmente il rischio di infortunio. Sono degli studi che mostrano che dopo 3 anni in cui si è nello stesso luogo di lavoro, la capacità di conoscere tutti i rischi legati alla mansione aumenta molto e il percentuale del rischio di infortuni diminuisce di oltre il 60%. Quindi il lavoro in stabile e il turnover, cioè il passaggio continuo da una società a un'altra per cercare migliori condizioni di lavoro, fa sì che il numero di infortuni aumenti molto. Questo, di nuovo, purtroppo l'Italia ha un record di lavoro a tempo determinato che comporta un aumento del rischio. Mi avvio alla conclusione e con, come dire, la considerazione a chi, attenzione, molte volte si considerano i poveri responsabili della loro condizione. Sul lavoro povero un po' meno, ma molte volte si dice alle persone in difficoltà economica dovrebbero accettare il primo lavoro che attenzione di nuovo su questo, perché se questo primo lavoro è un lavoro povero, un lavoro instabile, che cosa stiamo mettendo in campo? E poi, perché questo ci interessa? Ci interessa per delle ragioni morali, per delle ragioni ideali, perché chi lavora è una persona e quindi il lavoro deve avere una dignità intrinseca? Sì, ma sicuramente ci interessa per delle ragioni economiche, perché il lavoro povero, il lavoro insicuro, ha dei costi, delle ricadute su tutta la collettività, non solo su coloro che sono poveri. Quello che dicevo prima, si riducono i consumi, abbiamo un'economia più fragile, il rischio di l'infortunio ha dei costi coperti dall'intera collettività, il passaggio da un contratto di lavoro all'altro non è compensato solo da quella che è la quota assicurativa dei salari, cioè l'indennità di disoccupazione, ma è pagata in gran parte dal gettito ordinario, cioè quindi dalla nostra contribuzione. I costi di questo riguardano tutti noi. Ridurre il lavoro povero, ridurre il lavoro insicuro, significa avere un comportamento economicamente razionale, migliorare la condizione di tutti. Come farlo? Ovviamente in molti modi, io qui vi do 3, come dire, molto semplici suggestioni, che sono l'aumento dei salari. Come li aumentiamo i salari? Li aumentiamo sia dal basso, dibattito sull'introduzione del salario minimo legale, a lungo fatto nel nostro paese, il nostro è un paese dove ancora non è stata introdotta questa misura, quindi non abbiamo dei limiti minimi sotto i quali si possa scendere, la proposta a lungo discussa in Parlamento è stata dei 9 euro all'ora, significa che ancora molti non hanno questo livello. La stabilità, ridurre il numero di contratti a cui si può ricorrere, oggi siamo a un numero molto elevato, qualche anno fa avevo contato erano 47 i contratti possibili che si possono applicare, il contratto chiamata, il contratto di un giorno, eccetera, sono davvero necessari o ci bastano delle forme più chiare e anche con meno facilità il ricorso a contratti a tempo determinato e infine ovviamente la sicurezza. Su questo mi sento di lasciare la parola a chi è più esperto di me, quello che è già stato detto, investire in quelli che sono i controlli delle leggi che già oggi abbiamo, oltre all'introduzione di maggiori maggiori norme, ovviamente qualcosa su cui dobbiamo guardare tutti con grande attenzione e su questo mi fermo. Grazie.